vuole stravolgere progetti che ci siamo fatti. Com'è? Tutti i miei propositi si sciolgono col sale, cercando la solita realtà. Se suggerisce il nuovo mi cercherai, clandestino in fondo, chi ci crede più? Mi sento camminare appesa a un filo e mezzo, un temporale, aspetto di salvarmi dal sito. Venite, di qua, attenzione allo scalino. Grazie a voi. È stato figo, dai. Occhio. Il problema è che loro hanno la metà dei miei anni. Sto morendo. Ho letto, leggo tutto. Sono 15 anni e c'ho il doppio. Sto a morire. Me ne fate vedere le mani, Rosolina? Di più? Davvero vuoi convincermi che tutto è stato inutile tra noi? E caso anche quest'ultima tua bugia.
Ci siete ancora? Sì! Sicuri? Sì! Andiamo avanti? Sì! Su questa canzone ci tengo a spendere due parole, ma giusto due. Si chiama Acqua e Ghiaccio. E parla di una brutta malattia che purtroppo sta mietendo un sacco di vittime, sia nelle ragazze che anche tra i ragazzi. Parlo dell'anoressia, la bulimia e tutti questi problemi legati al cibo, al peso, al corpo, o non lo so. Io non sono né un medico, né una guaritrice, né uno psicologo. Sono una ragazza normale come voi. Non concepisco, magari non capisco un cazzo, però non concepisco le persone che si fanno del male da sole. Vai Emma! Quando purtroppo troppa gente la mattina si sveglia e si ritrova con la tegola dietro al collo. Quindi mi riferisco soprattutto alle ragazze. Se è un problema di fisico, posso assicurarvi che nella vita a lungo andare quello che resta di voi nelle persone, se ce l'avete, è il cuore e il cervello. Perché prima o poi, volenti o nolenti, il culo nella vita cade a tutti. A tutti. Quindi se volete essere ricordate per qualcosa di buono e di veramente interessante, di veramente decente, spero che sia il vostro cuore, la vostra anima e il vostro cervello. E ascoltate bene quello che sto per dirvi. In silenzio, se possibile.
Chi c'è? Dove sta? Tiratelo fuori! Fate spazio. Scusate, però...